Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso di fare questo nuovo video a tema Nintendo Switch Pro sia per parlare di alcuni rumors che sono sempre più insistenti nel web per quanto riguarda comunque informazioni vaganti, gente che continua a parlarne e gente che prende per sicure queste cose che stanno uscendo, sia per fare un po' di chiarezza e quindi specificare il mio pensiero, che comunque ho già discusso parecchie volte sul mio canale, e aiutare anche molte persone per quanto riguarda l'acquisto di un eventuale Nintendo Switch. Allora, partiamo un attimo dalle basi. Leggendo sul web è tornato più insistente che mai questo rumor di un eventuale Nintendo Switch Pro a partire dal 2021. Com'era nel 2020? Com'era nel 2019? Com'era nel 2018? L'anno seguente, secondo questi rumors, arriverà sempre la Nintendo Switch Pro, che in realtà non si sa neanche se verrà chiamata eventualmente così, non si sa neanche se effettivamente uscirà, ma diamo per scontato che un eventuale modello potenziato si chiami in questo modo. Secondo questi rumors, parrebbe che Nintendo stia chiedendo agli sviluppatori di creare dei videogiochi che siano 4K ready, ovvero pronti per essere giocati in 4K. Non chiedetemi il motivo di questa richiesta da parte di Nintendo, ma effettivamente ciò che viene da pensare è semplicemente ovvio. Nintendo si sta preparando a un eventuale modello di Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch con un upscaling a 4K, con un'uscita a 4K per andare a compensare alcuni deficit, alcune perdite nei confronti di Sony e Microsoft. Ok, il discorso è chiaro, abbiamo capito di cosa parliamo, ora spostiamoci un attimo su Nintendo Switch Pro, cerchiamo di capire cosa sia effettivamente una Nintendo Switch Pro, se è possibile che esca e se effettivamente vi posso dare qualche dritta. Se Nintendo, dando per scontato che sia vero, e quindi non dobbiamo darlo per scontato, che richieda il 4K ready alle persone che stanno costruendo nuovi giochi, ai programmatori che stanno appunto programmando nuovi giochi, le cose sono semplici da capire. Nintendo si sta muovendo verso qualche piccola modifica per la propria console. Questa modifica però non significa assolutamente immettere nel mercato un nuovo modello di console, andando magari a creare anche casino a livello di nomi, con Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch 2017, 2019, capito? C'è già abbastanza casino, c'è già tanta gente che sotto i miei video chiede: ma Switch Lite lo legge questo gioco? Facendo un attimo di chiarezza, credo o no a questi rumors, a questo rumor del 4K? Beh, può essere, insomma. Non ci vedo nulla di strano che Nintendo chieda il 4K ai propri programmatori o alle persone che stanno costruendo, si stanno preoccupando di fare nuovi giochi. Ciò che realmente non mi convince è mettere nel mercato un nuovo modello di Nintendo Switch quando realmente non è che ce ne sia bisogno. Perché quello che realmente manca su Nintendo Switch è la variante potenziata su schermo, la versione dock che sia potenziata. La versione in portable, ora come ora, secondo me va bene così. Ciò che realmente andrebbe potenziato, secondo me, è l'uscita video in modalità TV. Quindi, secondo me, non vedremo una Nintendo Switch Pro nell'immediato. Magari la vedremo, non lo so, adesso sto speculando. Ma è probabile, secondo me, che Nintendo vada a potenziare con una nuova dock. Adesso, io ovviamente non lavoro nel settore per quanto riguarda la costruzione e l'elaborazione di questi prodotti informatici e via dicendo. Quindi non vi so dire assolutamente se sia fattibile una cosa del genere, ma navigando sul web ho trovato altre persone che la pensano come me. Effettivamente una nuova dock andrebbe a semplificare enormemente il lavoro di Nintendo, perché punto primo, non dovresti buttare via tutte le console che sono presenti sul mercato per creare un modello Pro e quindi stare al passo con i tempi. Secondo, tutti potrebbero quindi comprare questa dock, tranne ovviamente chi gioca a Switch Lite, per potenziare la versione su TV. E di conseguenza, se vuoi la versione più potente usi la dock nuova, se vuoi la versione standard ti usi la dock vecchia, e si crea quella specie di dualismo, come se ci fosse PS4 standard barra slim e PS4 Pro, una con caricamenti più veloci eccetera, mentre le altre standard. Però gli sviluppatori non sviluppano solo su una delle due. Il gioco rimane disponibile su entrambe le console, sia il modello Slim Standard, sia ovviamente sul modello Pro. Infatti in tantissimi questi giorni mi avete scritto che non sapete se comprare Nintendo Switch perché sta per uscire il modello Pro. Chi l'ha detto? Non è vero, sono solo rumors, ragazzi miei. Esattamente come nel 2018, nel 2019, eccetera, si vociferava che l'anno dopo sarebbe uscita la Nintendo Switch Pro. In realtà, tutti questi rumor ci sono da sempre per qualsiasi console. Anche io potrei entrare, per esempio, su Reddit e dire: oh ragazzi, guardate che dall'anno prossimo esce Nintendo Switch Pro, sarà così, 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 così. E tutti quanti che ci credono.
Sni, non funziona così. Chi vuole comprare Nintendo Switch ora, fa benissimo, nessun problema. Andate sicuri, prendete il modello che più vi ispira e via. Quindi, a prescindere dalle cose, magari da una parte avrete semplicemente una console più performante, qualora dovesse uscire. Non avrete una console con delle esclusive. Sarebbe come scavarsi la fossa da soli all'interno di un mercato videoludico dove Nintendo Switch ha superato le 60 milioni di copie, o meglio, unità vendute nel mondo, e 15 milioni solo in Giappone. Immaginatevi, con questi numeri che stanno crescendo, eccetera, 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 a un certo punto Nintendo dice: ok, prendete la vostra console e la buttate via, perché non serve più, c'è il modello Pro. Sarebbe un po' come tradire, tra virgolette, i propri acquirenti, i propri clienti, che non la prenderebbero affatto bene. Quindi, non prendete assolutamente per vero qualsiasi rumor scegliete, vedete, sentite sul web. Anzi, valutatelo molto molto attentamente. Conviene questa cosa all'azienda? Conviene a me che sono un acquirente questa cosa? Nintendo è un'azienda, non è stupida. Insomma, cosa c'è di importante per un'azienda, oltre che il proprio cliente sia soddisfatto? Il guadagno. Una eventuale Nintendo Switch Pro ucciderebbe, a mio parere, il guadagno di Nintendo, perché creerebbe un malcontento infinito se dovesse uscire come viene immaginata questa Nintendo Switch Pro, ovvero una versione potentissima, portatile, che costa veramente tanto e che fa concorrenza a PS5 e Xbox Series X. Da che mondo è mondo a Nintendo non interessano più questo genere di guerre dall'epoca della Wii, perché si è accorta che può decisamente fare vertice dei propri guadagni, nei propri guadagni, su altro, come per esempio appunto usando i motion control. Nell'epoca Wii ha spaccato tutto ed è stata anche copiata. Nell'epoca di Switch ha comunque innovato, perché ci sono i Joy-Cons, ci sono delle tecnologie molto interessanti. Di conseguenza, secondo me le opzioni sono due: o eventualmente questo modello Pro esce come tutti pensano ed è proprio la portatile che è più potente ed è utilizzabile sui dock che già esistono, oppure il contrario, esce un dock più potente che va a potenziare, non so se sia possibile, le console che già esistono a un prezzo ipotetico di 150€, un esempio così campato in aria. In portatile non ne abbiamo bisogno, perché è portatile, la risoluzione è in HD, mentre modalità TV potrebbe essere interessante perché ci fa un upscaling, esempio, a 4K. Questo è il grandissimo vantaggio di Nintendo Switch, la sua modularità. Nessuno ti obbliga, perché abbiamo una console modulare. Abbiamo un tablet, abbiamo i controllers, abbiamo la dock. E questo è il grosso vantaggio di Nintendo Switch, che ipoteticamente parlando Nintendo potrebbe anche creare semplicemente il tablet più potente. I Joy-Con funzionano ancora. È questa la figata che mi è sempre piaciuta tanto di Nintendo Switch. È questo che la rende una console così speciale in questo mercato, sempre uguale, di console sempre più grandi e sempre più potenti. E questi erano i miei personalissimi pensieri per quanto riguarda tutti questi rumor che sono sbucati sul web per quanto riguarda l'uscita 4K, il 4K nella console, Nintendo Switch Pro e se comprare o meno Nintendo Switch al momento. Logicamente io, avendo svariate Nintendo Switch, mi sento di consigliarla. Ma non mi sento di consigliarla perché ho un guadagno, cioè voi potete comprarla al negozio e a me non cambia nulla. Il prezzo l'hai pagata esattamente quanto l'avresti pagata un anno fa, ma nel frattempo ti sei perso tutti i giochi al day one, quando le community erano belle accese, belle vive e l'online pieno. Solo che su PS4, se aspetti, i giochi calano di prezzo, su Nintendo no. Il prezzo rimane quello delle esclusive. Tanto vale che ve le comprate al day one, almeno potete versarle eventualmente se non ci giocate più. E con questo è davvero tutto, basta. Penso di essere stato abbastanza chiaro, ho parlato veramente per tanto. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, spero di esservi stato un minimo d'aiuto per chiarirvi le idee. Se avete dubbi scrivetemi nei commenti che cercherò di rispondere e vi aspetto in un prossimo video. Non mancate assolutamente. Alla prossima!